Benvenuti alla 29esima puntata del tutorial sulla chitarra. Oggi parliamo degli arpeggi dinamici, degli accordi semidiminuiti. Pensavo di fare delle dirette tematiche sulla chitarra appena il numero degli iscritti ce lo consentirà. E per farlo ho bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al canale cliccando qui sotto. Grazie! In questa puntata parliamo degli arpeggi degli accordi semidiminuiti. Accordi semidiminuiti che costituiscono il secondo grado della scala armonica che abbiamo visto nella puntata 7. Gli accordi semidiminuiti hanno la funzione, se ricordate, di introdurre il quinto grado della scala e quindi poi risolvere sul primo grado. Gli accordi semidiminuiti in dettaglio li abbiamo visti nella puntata 14. Come per gli accordi diminuiti, anche in questi arpeggi dinamici degli accordi semidiminuiti vediamo tre forme: quella che ha il basso sulla ultima corda, quella che ha il basso sulla penultima corda e quello che ha il basso sulla quarta corda. Come avete visto, useremo l'accordo di Do semidiminuito nelle tre forme. Dalla prima forma, che è qui, l'arpeggio viene. Seconda forma, che ha il basso sulla penultima corda. La terza forma, che è qui, E anche oggi siamo arrivati al termine della puntata. Nella prossima, che sarà sempre su questo canale sabato alle ore 13, parleremo degli arpeggi dinamici della sequenza 2-5, mettendo insieme quello che abbiamo visto per gli accordi minori e quello che abbiamo visto per gli accordi di settima.
Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, clicca mi piace, condividilo con amici e conoscenti, ma soprattutto iscriviti al canale attivando anche la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video. A presto!